Chi sei tu? Sono la fata turchina. Tanto piacere. E io chi sono? Tu sei Pinocchio. Non l'hai sentito? Il tuo babbo ti ha chiamato così. Certo che l'ho sentito. Non sono mica sordo. Solo che non ci sto capendo niente. Un attimo fa ero un burattino e ora sono un bambino vero. Già. Sei un bambino in carne ed ossa. Ma hai ancora il cuore di un burattino. Sì. Mi capisco. Capisco molto bene questo modo di parlare. Lo usavano con mio padre. Per mettergli paura quando venivano a chiedergli la terra. E lui per la tranquillità nostra gliela dava. Pezzo dopo pezzo. Salve! Buongiorno. Ho saputo di questa iniziativa e ho voluto contribuire. Questi poveri bambini così piccini con quelle gambine secche. Bisogna farli mangiare bene. Bistecche! Non so davvero come ringraziarla, signora. Signorina, mi chiamo Olivia Rivelli. Signorina, Signorina, buon pomeriggio a Violante Prando. Ciao Violante. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Con te oggi vorremmo mettere la monetina nel jukebox e sì, vedere dove ci fermiamo con la musica, che è anche una delle tue passioni, visto che sai cantare benissimo. Mi piace molto. Sì, sì, non fare la modesta, fa dei concerti bellissimi. Vai col jukebox. Mettiamo la nostra monetina per Violante e vediamo dove ci fermiamo. Canzone stonate, serenata, balla... Serenata? Serenata. Vediamo. Fai delle serenate, diciamo, più che serenate, ninne nanne per il tuo Vasco? Tantissime. Le facevi? No, no, le faccio ancora. Ah, vedi? Sì, sì, canticchiamo. E qual è la canzone che vi piace di più? Ma ne cantiamo tantissime, però una la devo dire? Eh sì! Ma non lo so, una che gli piace molto e che proprio l'altro giorno mi diceva, dice, sai mamma, dei Beatles la mia preferita... Dei Beatles, già che un bambino a 10 anni dice dei Beatles, brava la mamma. Ascoltiamo tanta musica insieme, veramente. Poi mi sente cantare spesso, quindi effettivamente ha una conoscenza del panorama musicale molto ampio. Gino, me ne metti una dei Beatles, vediamo? È questa è la sua preferita. Here comes the sun, and I say it's all right. Ed effettivamente lui è proprio il mio sole, lui è il mio raggio di sole che entra nella mia vita. Quindi. Scusa, ma questa torta? Chi sono loro? Giocatori di basket? Giocatori di basket, sì. Ogni anno ci inventiamo una torta con dei personaggi. Tra l'altro, uno dei suoi compleanni aveva scoperto i Kiss e gli ho fatto la torta dei Kiss con quelle facce di quei cantanti tutti truccati. Sarà impazzito lui? Sì, sì, sì. Sarà impaziente. Come mamma, sei una mamma paziente o sei una mamma... Ma tutte e due. Ah sì? Ha dei momenti... Ha dei tratti? Così, un po' più... Ci sono momenti, insomma... Però abbiamo un rapporto molto, molto complice, ci chiediamo scusa a vicenda, quindi insomma ci perdoniamo... È simile al rapporto che avevi tu con la tua mamma, che poi tu... È vero che sei la figlia di Michele Placido, ma la tua mamma è stata una bravissima attrice. Sì, cioè, sì, sì. Quindi non è lo stesso rapporto. No, è diverso. Poi sarà anche che comunque lui è un maschietto, il rapporto mamma... con il maschio sicuramente è diversa, mamma femmina, e... no, è proprio diverso, insomma, sì. L'avresti voluto così con i tuoi genitori o con tua mamma? Ma mia mamma mi ha dato delle altre cose, insomma, è una donna che amava viaggiare, quindi mi ha fatto viaggiare sin da piccolissima, è una donna che, insomma, mi ha abituato al cambiamento. Ecco, il cambiamento effettivamente a me non spaventa, anche se a volte ci può destabilizzare, per me fa parte del percorso della vita, quindi so che a volte può arrivare anche quando non lo vorresti, però lo accetto, ecco. Beh, quello però non è male, anche perché poi la vita a un certo punto ti mette davanti anche delle scelte. Mi ha colpito leggere una tua intervista dove tu dicevi per tanto tempo non ho potuto fare teatro. Ma, perché, insomma, non ero a mio agio, avevo... No, io mi spaventava tantissimo perché appunto non sentivo di avere gli strumenti
adatti. E siccome invece insomma, mi era capitata una proposta importante in un momento in cui io non mi sentivo pronta, ho detto no. E con grande rammarico, perché effettivamente era un'occasione meravigliosa, ma non mi sentivo veramente in grado in quel momento di affrontare quella possibilità. E quindi diciamo che ecco, il mio percorso di attrice è stato anche imparare attraverso il superamento dei miei limiti, capire che comunque invece se volevo veramente, come dire, crescere attraverso questo percorso, dovevo continuamente nutrirmi, trovare sempre nuovi strumenti. Però adesso al teatro ci sei tornata. Ci sono tornata ed adoro il teatro, adoro. Sono anche un po' senza voce adesso perché praticamente sono proprio reduce dalle prove, perché tra pochi giorni... Quando debuttate? Debuttiamo a Lucca al Teatro del Giglio. E poi ci sono altre date italiane, anche tutto come gennaio. Si chiama lo spettacolo? Lo spettacolo è un libro famosissimo, una pietra miliare della letteratura, 1984, George Orwell, e per la prima volta in Italia. Prima volta in Italia? Sì, non è mai stato portato in scena. Tuo papà lo deve venire a vedere. Assolutamente. Oppure non riesce a portarlo a teatro? No. Come no? A parte che è la sua grandissima passione. Il fatto che io lo faccia proprio è la cosa forse che lo rende più orgoglioso di tutti. Cioè, lui è felicissimo che io faccio teatro e io amo il teatro perché... Innanzitutto entri proprio in una bolla onirica, cioè ogni sera sogni e sogni insieme al pubblico. È diverso dal cinema, nel senso che una volta che inizia quel racconto, tu ci sei dentro dall'inizio alla fine. E poi come per magia l'applauso e sì, al fine scena. Ma questo esce. Poi comunque faccio una breve parentesi, cioè è un testo incredibile perché Orwell scrisse nel 1948 una realtà distopica dove parlava di una società che ci controllava attraverso la tecnologia. Pensa. E il pensiero. Pensa. E parlava, sì, tant'è che il partito raccontato nel libro si chiama Grande Fratello. E le persone che vivevano in questa società erano controllati dai televisori che avevano in casa e che dovevano tenere per forza accesi. E veniva registrato tutto quello che loro facevano a casa, quello che pensavano, quello che dicevano. Quindi non più onirico, ma una realtà praticamente. Completamente controllati. Un po', è molto simile, è cioè molto, se pensi esatto. Che l'ho scritto nel 1948 è quasi subito inquietante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qua ti vediamo con il tuo papà, sì. e ti rivediamo in un momento molto dolce con lui. E poi c'è il professor Broccoli che voleva fare un omaggio proprio sì al tuo padre, ma anche a quello che poi è stato il cinema italiano in quel periodo. È la cocca di papà, lei o no? Beh, è la figlia dell'amore, come dice Simonetta, la prima. È la figlia dell'amore. Sì. Senti, ma tu veramente hai fatto già qualche esperienza nel mondo dello spettacolo? Piccole cose, ma le hai fatte? Sì, ho fatto delle piccole cose con papà. Devi lasciare andare, adesso. Io t'amato sempre, non t'amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io mi sono rivista con te bambina, mi è rivenuta in mente quella foto in bianco e nero che mi tieni in braccio. È la figlia dell'amore, Violante Placido, che poi in realtà sono arrivati poi gli altri quattro figli. Quattro fratelli. Hai sì. Quattro fratelli, sì. Ma sei l'unica figlia femmina? Sì. Sì, davvero, sì. Io fino a 14 anni figlia unica, dopodiché è arrivata una banda e sono ben felice perché adoro i miei fratelli e insomma... Viviamo molto il nostro rapporto, ecco, è molto da 60 secondi condiviso. Ne continuiamo a parlare, tra pochissimo. Professore, fermo lì, 60 secondi, 59, 58, se continuiamo a parlare 57, non partono più. 57. Esatto. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio, poco prima dei 60 secondi, professor Broccoli, abbiamo visto Violante Placido, la figlia dell'amore, anche perché è rimasta l'unica per 14 anni, poi sono arrivati i suoi fratelli. Tra Michele Placido e la mamma di Violante. E altre anche, sono anche altre due donne.
altre no, certo, due mamme, tre mamme. Cioè, tre mamme. Ma vediamo una cosa che ha lasciato il segno in tutti gli italiani, sto parlando della Piovra ovviamente, i primi quattro... Dicono qua, professore. Per forza, noi abbiamo preso proprio il momento più alto, perché era quando Michele ha lasciato la Piovra, e pensate che c'erano 17 milioni di persone che la seguivano. Così, manco Sanremo. In 50... No, è lo sceneggiato più seguito da sempre, 57% di share. Questa è la scena finale, una scena non vorrei vedere molto dura. Perché ma, questa violenza? È finzione. Lo so, però a me, e non solo a me, fu uno shock per tutti. Sono qua. Vedete, questo è quando la televisione... Un po' di acqua violante. Sì, ma bisogna... Però invece è un valore sociale forte, una cosa del genere, perché realtà, fantasia. Proprio una giornata come questa, dove per tutta la... dove la trasmissione è stata segnata anche da un fatto di cronaca violento, e questo significa come il servizio pubblico, e io faccio servizio pubblico da 47 anni, possa educare una cosa del genere, possa far vedere come esiste il male... E come, questa è una cosa che, sulla quale si riflette poco, questa scena che è finzione, però ha tratto ispirazione da una scena reale. Ninni Cassarà era un commissario di pubblica sicurezza che ha fatto la fine che Michele ha messo in scena. E questo signore qua, lo vedete? Allora, la mia funzione qua non è quella di raccontare le favole, perché non è questa la mia funzione, è quella semmai di attualizzare le cose, di fare in modo che la gente possa riflettere con noi su queste cose. Ninni Cassarà ha fatto questa fine, lo hanno aspettato in 9, lì i proiettili erano veri, con il Kalashnikov, e lo hanno fatto fuori in questa maniera. Ora, c'era una pagina, siccome vedo che i tempi stanno accelerando, io direi di tagliare il servizio che era in mezzo. Ti avevo portato una sorpresa di questo senso, ti avevo portato tua sorella fittizia, cioè sì, la figlia di Michele Placido in scena, che peraltro ha un nome strano. Cariddi. Cariddi, si chiama Cariddi Narduli, è una di Boston. Però questo servizio non lo vediamo, mi hanno chiesto di essere un po' più breve, quindi non lo vediamo, è come se te lo regalassi. Però prima, una curiosità, 1968, io c'ero alla grande, incidenti di Valle Giulia. Incidenti di Valle Giulia, che c'entrano gli incidenti di Valle Giulia? Ancora cronaca. C'erano Paolo Liguori e Ferrara tra i contestatori. Papà, Michele, era con i Celerini. Era nella polizia. Ci ha fatto il film Il Grande Sogno, racconta, perché lui venne a Roma facendo il poliziotto, se no non poteva permettersi di venire a Roma da un piccolo paese. E questo, per esempio, ti porta nella realtà reale dei fatti, quindi siamo di nuovo nella realtà. Sì. E c'era Pasolini che in quel momento storico, io ero in questo caso perfettamente d'accordo con lui, che disse una cosa giustissima: io sono con i poliziotti, perché i poliziotti hanno le divise che sanno di sugo, che sanno di mensa, non sono figli di papà, sono figli del popolo. E questa è una cosa giustissima. Ho visto che chiudevi con Amore che vieni, amore che vai. E questa cosa mi ha colpito molto, perché non soltanto per aver conosciuto De André, ma per averlo frequentato, ti ho portato un Amore che vieni, amore che vai in originale del 1969, in bianco e nero, tuo figlio piacerà sicuramente, perché fa vedere come quanto lui si nascondesse e poco illuminato, perché in quel periodo Fabrizio non voleva farsi vedere, non voleva apparire. Però Amore che vieni, amore che vai è la dedica che faccio a te. Grazie. Ed è dedicata a tuo padre. Grazie. Vento dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate,
Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. E a proposito di famiglia, il 6 dicembre sarà nelle sale il tuo film, Improvvisamente a Natale mi sposo, dove sì. Tu però sei la figlia di Abbatantuono che questo matrimonio non lo vuole. No, è lui che si sposa. È questo matrimonio del papà. Esatto, Diego, arriva questa donna che non si sa appunto da dove arriva. Io, in quanto figlia, abituata ad avere mio padre tutto per me perché la mamma non c'è più da tanti anni, vedo arrivare questa donna straniera nella nostra vita e papà, cioè nel giro di pochissimo, ma non posso spoilerare. No, non possiamo comunque, spoilerare, però decide, da 6 decide al cinema, di sposarsi, sì. E quindi scatta quella dinamica che spesso accade magari quando un padre decide di sposarsi più avanti nella vita, dove una figlia rimane un po' destabilizzata e vuole c'è della gelosia, però c'è anche un senso di protezione, un voler capire chi sarà questa donna. So che si ride molto. Eh beh, certo, perché poi appunto il conflitto è talmente alto che ne succedono di ogni, cioè io arrivo a pensare veramente la qualunque di questa donna, anche che possa essere, non lo so, un agente segreto, una che ha qualcos'altro in mente sotto. Deve rifarsi una vita, secondo me, questa figlia. Intanto da 6 dicembre lei protagonista, fatemi vedere una clip del film che sarà appunto nelle sale il 6 dicembre. Prima no, sì. Non la trovate. Una birretta ogni tanto fa solo bene. Ma chi sei? Chi sei? Chi è? Ehi. Tutto bene? Sì, sì. Stavo lavando le mani. 10 minuti per lavarti le mani? Dai, che succede? Quella donna è insopportabile. È un po' particolare, sì. Però non mi sembra cattiva. Ma l'hai vista? L'hai sentita? Scusa, quando ha detto Alberta, precisa, personale, ossessiva. Sì, ma chi sei? Ma tu da dove sbuchi fuori? Lo so, l'ho vista. Però ho visto anche tuo padre, sembra rinato. Rimbecillito. Rimbecillito è la parola giusta. Ah, che cos'è? Sei gelosa per caso? Com'è che dicevi? Deve crescere, ha bisogno dei suoi spazi, sì, lasciala stare. Non sto scherzando, non sto scherzando. Neanche io. Quello che voglio dirti è che sono 20 anni che ce l'hai tutto per te. È assolutamente normale che ti senta un po' confusa. Ora, prenditi un tempo per metabolizzare questa novità e poi piano piano le cose si aggiusteranno. Allora, Violante, guardando la locandina del film, insomma, è senza cast questo film. È vero. È senza cast, praticamente. Senza cast. No, infatti è un film corale. Avevi già girato però con Abbatantuono. Sì, sì, sì. Che rapporto hai con lui, con Diego? Ma Diego è una persona... È un po' come il nonno anche di questo film, cioè ha un lato burbero, però poi ha un lato anche molto conviviale, quindi a lui piace stare a cena insieme alle persone, gli piace guardare la partita tutti insieme, insomma, e quindi c'era questo albergo che aveva questa sala che Diego prenotava ogni sera per tutti. E si cenava sempre insieme, poi tra una battuta e l'altra. Cioè, che ora andavi a dormire, scusami, Andavamo a dormire tardi. Perché comunque il giorno dopo l'attrice comunque lavora con la sua faccia. Sì, ma poi facevamo giochi da tavola, cioè a un lato... No, che giochi facevate da tavola? Allora, c'è questo gioco... Trivial? No. Nome in codice. Nome in codice. E poi giochi inventati con carta e penna. Vabbè, divertente. Il più antipatico del gruppo? No, perché qui c'è Mago Forest, Nino Frastica, Elio, Abbatantuono. Più antipatico del gruppo, guarda. Ti prego, dimmelo, che siamo in chiusura. Non so che dirti, perché comunque Mago Forest a un certo punto tirava fuori le carte o qualcosa e iniziava a fare giochi di prestigio. Frassica è adorabilissimo, sta lì così, sembra che sta per i fatti suoi, poi improvvisamente ti lancia una battuta, una freddura e rimani così. No, guarda, ognuno aveva qualcosa da offrire anche umanamente, fuori dal set sempre. Sempre. Grazie Violante, verremo
a venirti al cinema. Noi ci vediamo domani alle ore 14.05, sempre qui alla Volta Buona. Grazie Yolanda, grazie a tutti gli ospiti.